Un comitato spontaneo contro il declassamento dei reparti di chirurgia vascolare di Imperia e gastroenterologia di Sanremo. Composto da semplici cittadini, l'organizzazione è lontana da ogni sigla politica e al fine di ottenere la permanenza dei reparti ha lanciato una raccolta firme che avverrà presso alcuni esercizi commerciali e altre iniziative. Mario Criscuolo è il portavoce ufficiale del neonato comitato. Dopo aver appreso la notizia dell'ipotesi di declassamento del reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Imperia e del reparto di gastroenterologia di Sanremo, dice Criscuolo, i cittadini imperiesi sono preoccupati per le sorti dei reparti e sulle conseguenze future della sanità locale. Il declassamento di questi reparti di eccellenza infatti comporterebbe di fatto la sola attività ambulatoriale in provincia, mentre le operazioni programmate o di urgenza sarebbero eseguite nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ciò comporterebbe una perdita di personale e di fondi per il reparto, ma cosa ben più grave è il rischio per la salute del cittadino. Per arrivare da Imperia all'ospedale Santa Corona si impiega 40 minuti in condizioni ottimali di traffico, da Sanremo più di un'ora. Il comitato spontaneo volontario è assolutamente lontano da ogni sigla politica che in modo indipendente e senza nessun colore o bandiera effettuerà una raccolta firme che avverrà presso alcuni esercizi commerciali e mediante altre iniziative che verranno comunicate mezzo stampa e nel gruppo Facebook creato per l'occasione. Raccolta firme contro il declassamento di chirurgia vascolare.